Il perdono è la vita nuova trasmessa dal Signore risorto per mezzo del suo Spirito. Lo ha ricordato Papa Francesco ricevendo i partecipanti al corso di formazione per confessori promosso dalla Penitenzieria Apostolica. Ai sacerdoti novelli e ai seminaristi prossimi all'ordinazione, il Pontefice ha tracciato un'immagine del sacerdote che amministra il sacramento della riconciliazione. Egli accoglie i penitenti non con l'atteggiamento di un giudice, e nemmeno con quello di un semplice amico, ma con la carità di Dio, con l'amore di un padre che vede tornare il figlio e gli va incontro, del pastore che ha ritrovato la pecora smarrita. Il cuore del sacerdote è un cuore che sa commuoversi, non per sentimentalismo o per mera emotività, ma per le viscere di misericordia del Signore. Parole queste del Papa, subito fatte proprie dai giovani sacerdoti del corso, molti dei quali hanno partecipato all'iniziativa 24 ore per il Signore, confessando fino a notte inoltrata in varie diocesi del mondo. Tra loro a Santa Maria in Trastevere anche lo statunitense Michael Pierce, sacerdote dal giugno scorso. È la misericordia personale della Chiesa, la misericordia personale del Santo Padre. Il Santo Padre che ci invita a esprimere la misericordia, che ci invita a tutti di essere fratelli e sorelle in Cristo, fratelli e sorelle in Cristo stesso, perché così è la vita cristiana, di essere convertiti e di essere veramente, veramente umili. E se noi possiamo fare questi atti, se noi possiamo essere in cammino insieme, sacerdoti, fedeli, penitenti e confessionali, possiamo veramente passare alla bellezza della vita eterna, alla bellezza della vita divina a cui noi siamo tutti chiamati. Il 25esimo corso sul foro interno, a cui hanno preso parte in 550, ha voluto contribuire alla formazione di buoni confessori che, come ha esortato il Pontefice, non siano mai di ostacolo, ma favoriscano sempre l'avvicinarsi alla misericordia e al perdono. Ce ne parla il penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza. Nessun sacramento può essere dato con routine, ma in modo tutto particolare, diciamo, il sacramento della confessione, perché oltre ad una preparazione teologica, morale, canonica, eccetera, che si richiede istituzionalmente a tutti, si deve curare in modo particolare anche la conoscenza del mondo contemporaneo, dei problemi, cioè che l'uomo che vive in questo tempo può avere per vivere coerentemente la sua vita cristiana. Quindi prova difficoltà un po' sull'arco di tutti i comandamenti, e allora è bene aggiornarlo su quali problemi sfidano l'osservanza dei comandamenti. Ecco, ci sono molti aspetti che vanno colti, come oggi si può vivere questo, anzi si deve vivere questo, e come il confessore deve fare la parte positiva anche di indirizzare verso la fedeltà al Vangelo.